Ci troviamo qui al Palazzo del Principe Carafa, oggi ambasciatore della cultura, con Beppe Manno e il suo doc cinema itinerante. Buonasera. Cosa si tratta, Manno? Allora, io curo ormai da quasi 10 anni questa rassegna itinerante del cinema d'autore per tutta la Sicilia. Cioè non ho un luogo fisso, una data fissa, ma mi muovo per tutto l'anno in tutta la Sicilia. Quindi io sono di Agira, ma sono stato, che so, da Nicosia vado a Troina, da Troina poi sono a Sant'Agata di Militello, sono a Mussomeli e viceversa. Oggi sto qui perché abbiamo questo grande rapporto d'amicizia con Andrea Bartoli e sono stato anche in giuria nel suo primo festival alla Farma Cultural Park, per cui è un piacere promuovere il mio cinema ecco d'autore in questa occasione a Mazzarino. Il rapporto cortometraggi, perché domani ci saranno delle proiezioni di, mi pare, 2 cortometraggi. Il rapporto tra il cinema e il cortometraggio in questo caso e Farm Cultural Park qual è? Ma i cortometraggi di diritto entrano nel grande cinema, perché i cortometraggi, anche se sono delle piccole poesie rispetto a un grande romanzo che può essere un film, però dentro il piccolo cortometraggio c'è una storia, c'è una sceneggiatura, c'è una fotografia, c'è anche qualcosa che viene fuori dal lavoro e che suggerisce allo spettatore qualcosa. I lavori che vedremo infatti domani sono molto particolari nel suo genere, uno che riguarderà Franca Viola e l'altro ancora che riguarda il Peppino Impastato. Quindi mi sembravano giusto legarli anche a una promozione non solo del territorio, ma anche che tratta anche dei dati e delle cose sensibili che possono anche influire così nello spettatore. Questo deve fare il cinema. Cultura in generale, in questo caso cultura cinematografica, per, come dire, in maniera più soft, più semplice, far recepire al pubblico, in questo caso allo spettatore, concetti, elementi che possono alla fine migliorare una comunità, migliorare se stessi, ma migliorare una comunità. Ma il cinema nasce proprio povero. Cioè il cinema, la letteratura era più destinata agli intellettuali, il cinema nasceva proprio nelle retrobotteghe, veniva presentato, ricordiamo i primi lavori neorealistici di Rossellini, proprio fatto dal popolo, perché appartiene al popolo, è come un'arte che non esiste, non è come una montagna che si può scalare, ma in realtà l'arte viene fuori da un bel quadro, da una bella canzone, da un bel film, da un buon libro. Quindi questo rapporto di dare al pubblico qualcosa attraverso il cinema, che è una innovazione che riesce ad arrivare subito alla gente, è importante. Sì. Ma trattiamo sempre di un cinema che non fa vedere la televisione, perché la televisione è molto generalista e quindi questi lavori generalmente passano nei circuiti dei festival del cinema. Quindi è un'occasione particolare, unica per vederli. Come trova, come valuta il progetto Farm Cultural Park? Io lo trovo splendido, perché è questo volere riappropriarsi di posti che sembrano quasi dimenticati e invece ritornano a rifiorire grazie all'ingegno e al piacere di condividere con la gente che abita in questi territori. È straordinario, proprio l'idea è straordinaria. Grazie molte, grazie, auguri. Grazie a voi, grazie.